Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di ToxicGamer88. Riprendiamo su Dead Cells 4 Oblivion. Allora, in questo video continuiamo ancora la nostra esplorazione. Nello scorso video abbiamo trovato un'altra grotta da esplorare. Vi anticipo che domenica non usciranno video, anche perché devo prendere una giornata libera. Però domani, cioè sabato, quando voi vedrete questo video, avrò caricato doppio episodio. Allora, grotta di acqua veloce. Naturalmente uno starnuto ci sta. Quindi proseguiamo. Buffiamoci e affrontiamo questa grotta. Devo urgentemente castare, velocizzare sto recupero di mana. Ok, già vedo persone cattive. Molto molto cattive. Eccolo lì. Allora, vediamolo quanto ci sta. Muori. Ok, ci siamo stati un lampo. Il personaggio c'è, ragazzi. Molto cattivo, pronto. Salvataggio rapido. Quindi il doppio episodio, ragazzi, ve lo ritrovate. Allora, qui non voglio andarci. Oh, lì c'era un nemico. Non l'ho visto, ragazzi, proprio non l'ho visto. Visto che si è attivato. Ah, cazzo. Odio i topi. Portano malattie. Fin quando sono sti nemici. Ok, questi erano facili. Ma non abbiamo un personaggio messo male, fortunatamente. Ce la possiamo fare abbastanza facilmente. Poi mi sto divertendo di più, un po' più frizzante l'episodio. Nel senso che giocare in questa maniera. Ok, acqua veloce allagata e ci andremo dopo. Salvataggio rapido. Qui c'era uno scrigno che non avevo visto. Puntualizziamolo. Sono leggermente raffreddato. Tranquilli, non è Covid. Tranquilli, non è Covid. Ci vuole ben altro per tirare giù. Ok, lo Spriggan subito. E togliamo due problemi in uno. Risolviamo due problemi in uno. Pozione stregoneria, vieni qui. Di nuovo, baffiamo. Usiamo la pozione stregoneria. Anche due. Perfetto. Allora, come siamo combinati? C'è soltanto una via oppure più di una? Allora, qui dobbiamo andarci. E qui non vedo nulla di particolare, a parte lo scrigno, niente di più. Ecco, mi sa che qui era un insediamento goblin. Poi tiriamo dritti da qui. Senza uscita. Ok. Ma non abbiamo soltanto un sentiero da seguire. Se ci va bene. Ma in quel pezzettino ci andiamo alla fine. Cioè non mi va di tornare così tanto indietro. Un'altra cosa, ho aumentato un pochettino il volume del microfono. Così. Di qualche punticino. Vai tu. Okay, qui è tutto allagato, ma ragazzi, vi ripeto, è difficile morire. Arco inferno, vabbè, scudo elfi, smeraldo. È veramente difficile morire soffocati per mancanza di ossigeno. Ok, l'oggetto non ha carica. Va bene uguale. Faccio così, faccio prima. Cioè, mal che vada, utilizzo la collana. Ma non ce n'è bisogno. Perché, come vedete, allora, siamo ritornati nello stesso punto di prima. Questo lo so.
veramente difficile. Ok, qui c'è il bughetto che ci permette di vedere un po' tutta la mappa e la possiamo sfruttare per vedere se ci sono scrigni, se si forma questa nebbia. Da potete respirare tranquillamente. Ok, non c'è più nulla. Allora, se volessi togliermi il dubbio di vedere se ho fatto tutto giusto, faccio due cose. Innanzitutto utilizzo una collana. Allora, noi quale collana abbiamo messo? E devo vedere un attimino. Collana. Allora, abbiamo l'anello pugno d'acciaio, anello mondano e amuleto asce. Perfetto. Io adesso metto la collana mare. E posso utilizzare questo, luce notturna. Ah, uno solo, cazzo. Posso utilizzare questo, anello luce, anello mondano e pugno d'acciaio. Usiamo questo. No, devo mettere collana mare. Ok, abbiamo luce. Ragazzi, guardate, si sta ripristinando tutto. Esploriamo. Bene. E poi rimettiamo il setup originale. Ma già il dungeon è fatto. Quindi bastano alcuni piccoli accorgimenti. Niente di più, niente di meno. Qui non c'è più niente. Andiamo. Sistemiamo il nostro inventario. Usciamo e ci salutiamo. Allora, la moneta asce qui e l'anello, togliamo luce e mettiamo mondano. Dov'è? Fatto, non abbiamo perso nulla. Ripristiniamo lo status delle nostre armi e armature. Perfetto. Siamo pronti per salutarci. Allora, da dove si esce? Lo so, manca un pezzettino qui sulla sinistra, ma dubito che ci sia chissà che. Attenzione. Oh cazzo, dubito che ci sia chissà che, invece c'è un bastardone di quelli che... Eliminato. Ma non c'era nulla. Nemmeno uno scrigno? Vabbè. Perfetto. Episodio concluso. Zona esplorata. Vediamo cosa possiamo andare a esplorare di nuovo. Voglio proprio cambiare zona. Tuffarmi verso la... Oh cazzo, oh cazzo. Via. Quanto odio sti bastardi. Ok. Eliminiamolo perché si fanno male. Sempre signori della guerra sono. L'oggetto non ha abbastanza carica. Grazie, grazie. Oggetto di merda. Guardate quanti debuff gli sto castando. Di nuovo. Vaffanculo. Ah. Togliamocele tutte. Ok, problema risolto. Ripristiniamo di nuovo le armi, perché giustamente siamo... Però reggiamo. No, questa è la cosa più importante. Ora, cura. Dobbiamo soltanto trovare la nostra prossima location. Dov'è? Ci serve questo di qui. Perfetto. E oltre a questo, sapete che vi dico? 100 punti me li
Sparo pure. Ok. Dove andare? Sud, verso... Proprio, vedete questa stradina qui? Mi sa che ci sarà qualcosa. Ne sono sicuro. Sono molto fiducioso. La cronaca non sto guardando nulla online. Al massimo accetto i vostri consigli, quello sì. E se voi... Ok, c'è una grotta. Salviamo. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate like, commentate, condividete, così mi aiutate anche a crescere. Noi ci vediamo col prossimo episodio di Dead Scrolls 4 Oblivion. Alla prossima.